Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video per voi abbonati ragazzi. Oggi faremo il beef massivo per aggiungere tutto, qualsiasi cosa sia ragazzi. Prenderemo tutto gratis, l'importante è che abbiamo una piccola base di soldi. Come per esempio io in questo account ho solo 15 milioni e quindi posso iniziare. Prendiamo ragazzi C1, quindi sulla prima console, andiamo in game, quando siamo in lobby, sessione solo inviti, prendiamo un veicolo del civile, lo rompiamo, entriamo all'interno di Los Santos Custom ragazzi e andiamo ad aggiustarlo. Facendo ciò, quando usciamo ci darà il salvataggio forzato ragazzi. Ed è importante perché su C1 dobbiamo fare i salvataggi e dobbiamo essere sicuri che salva. E questo è l'unico modo funzionante al 100%. Quindi, una volta che abbiamo fatto il salvataggio forzato, raga, possiamo pure frizzare la console C1. Una volta che abbiamo frizzato C1, andremo ad avviare C2, ragazzi. Una volta che abbiamo avviato C2 ci darà questo messaggio che noi stiamo già giocando da un'altra console e lo accettiamo ragazzi. Ci darà un secondo messaggio che è quello di caricare gli ultimi dati salvati e li carichiamo e raga andremo online. Una volta che siamo spawnati online cosa facciamo? Se non abbiamo ragazzi garage dove mettere le nostre Deluxe, Oppressor, macchine che vogliamo comprare gratis, ci andiamo a comprare prima un garage raga, quindi un appartamento, e poi andremo a inserirci tutto. Quindi io in questo caso esco direttamente dal garage raga, che sono qua dalle parti dell'Eclipse Tower, e vado qua dal cartellone, mi compro un appartamento e raga lo vado a mettere da qualche parte. Una volta che ho comprato l'appartamento possiamo iniziare poi a infilare la roba all'interno. Quindi raga, rientriamo all'interno del garage come volete voi, è indifferente, potete rimanere anche in mezzo alla strada, e apriamo il sito, andiamo su Warstock e andiamo a comprare le nostre Deluxe col budget che abbiamo. Io 14 milioni raga, ho le Deluxe scontate e quindi me le vado a comprare e ne posso prendere 3 ragazzi. Quindi ora lo velocizzo e vi faccio vedere che prendo 3 Deluxe. Una volta che ho preso le 3 Deluxe, cosa facciamo? Semplicemente, raga, chiudiamo il sito, farà in basso a destra il caricamento e a questo punto chiudiamo C2, chiudiamo il gioco. A questo punto avremo sempre C1 lì che gironzola. Cosa dobbiamo fare? Saliamo sul veicolo del civile o lo rompete oppure entrate all'interno direttamente e ci andiamo a fare una modifica. Perché entriamo qua dentro? Perché è importante che ci faccia il caricamento forzato in modo tale, raga, da ricaricare i soldi che abbiamo sempre, 15 milioni. Quindi una volta che usciamo in basso a destra controlliamo sempre il caricamento forzato, e una volta che ci fa il cerchietto possiamo rientrare raga con C2 e mettiamo di nuovo a girare C1 in modo che non crasha per inattività, che è fondamentale raga. Quindi raga, ricarichiamo C2, accettiamo le allerte, ricarichiamo gli ultimi dati salvati, e una volta che saremo spawnati di nuovo online ragazzi su C2 dovremo andare a comprare le Deluxe o le Oppressor, come volete voi. Ora raga vi do anche due upgrade, due consigli. Quando volete comprare le organizzazioni tipo il CEO, l'agenzia eccetera eccetera, io vi do un consiglio: aprite il sito, comprate l'agenzia e chiudete il gioco, chiudete subito C2 e fate il caricamento forzato su C1. A quel punto tornate su C2 e vi comprate un altro stabilimento. Secondo me è la maniera corretta. Comunque adesso raga, io ho comprato le Deluxe su C2 e a questo punto chiudo il sito, controllo il caricamento e sono di nuovo qua che giro su C1 ragazzi. Cosa devo fare? Fare il salvataggio forzato.
Quindi risalgo sulla macchina, ragazzi, o la rompiamo oppure facciamo una modifica dentro LS, dentro lo Santos Custom, in modo da fare il salvataggio forzato appena usciamo, ragazzi. È fondamentale questa cosa. Quindi a questo punto, quando ci fa il caricamento, siamo sicuri che ce l'ha fatto. Se volete, potete anche cambiarvi uno stile per essere sicuri. Potrebbe non farlo, ma lo fa praticamente di sottofondo. Quindi, raga, una volta fatto ciò, ripartiamo, riavviamo C2 in modo tale da andare ad aggiungere di nuovo Deluxo. E ogni volta, raga, che noi rifacciamo il salvataggio su C1, chiudendo poi C2, riprenderemo sempre i soldi. Infatti, ogni volta che rispawniamo con C2, come vedete, ci sono sempre i soldi e possiamo andare ad aggiungere sempre le cose. Vi ricordo, gli stabilimenti io vi consiglio di farne uno alla volta, perché alcuni stabilimenti chiudono in automatico il sito. E il sito, raga, una volta che lo chiudete, fa il caricamento e dovete per forza chiudere C2. Come vedete, io adesso compro le ultime Deluxo, raga. A questo punto chiudo il sito, controllo il caricamento, chiudo C2, raga, e sono di nuovo su C1. Cosa devo fare adesso? Fare l'ultimo praticamente salvataggio per poi chiudere effettivamente anche il netcat. A questo punto rientriamo all'interno di Los Santos Custom e cerchiamo di forzare il primo salvataggio. Quindi facciamo una modifica o ripariamo la macchina, usciamo in basso a destra, farà il primo caricamento, raga. Con la differenza che, siccome questo è l'ultimo, perché siamo in chiusura, dobbiamo fare due salvataggi forzati per forza. Quindi rientriamo dentro con la macchina, facciamo un'altra modifica o lo aggiustiamo, usciamo e ci sarà il secondo caricamento forzato. A questo punto possiamo scollegare Netcat, ragazzi. E una volta che abbiamo scollegato Netcat, aspettiamo quei 30-40 secondi di sicurezza per vedere se crashiamo in automatico, raga. Se non succede niente, chiudiamo noi il gioco. A questo punto lo andiamo a riavviare. Come al solito, andiamo a caricare gli ultimi dati salvati, è fondamentale, quindi dati su questa console. Come vedete, che mi dà me questo messaggio, sto iniziando appunto a registrare con la Game Capture, così vedete meglio, ragazzi. E una volta che ho caricato gli ultimi dati salvati, quelli sulla console, vado online. E una volta che sono online, raga, e sbadabam, avremo ancora i soldi, come vedete in alto a destra. E adesso vi faccio vedere che anche dentro il garage ci sono le Deluxo e anche il garage comprati, ovviamente tutto gratis. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi sul secondo canale se non l'avete fatto. E alla prossima. Sbada bam.